Ciao, benvenuto in questo nuovo video. Oggi andiamo a studiarci, imparare l'esercizio numero 9 del mio metodo avanzato sullo SLAP. Qui sotto nelle descrizioni puoi trovare il link al mio lavoro se ti può interessare. Allora, partiamo subito con... Allora, di base abbiamo queste tre note, Do, Mi e Re. Ci arriviamo con una sorta di slide, quindi partiamo un po' prima. Poi dopo andiamo a mettere anche la ghost note che c'è trascritta. Scusa. Ok, quindi questa ghost note è di un sedicesimo sempre prima della nota di arrivo. Quindi sul Do, sul Mi, sul Re. Ok? Sul Re, scusami, c'è solo l'ottavo. Non c'è la ghost. Primo turnaround, chiamiamolo finale di battuta. Levare di sedicesimo, strappato Do e pollice thumb sulla 1. Noi arriviamo dal Re. Ok, in risposta, attenzione a suonare preciso il levare di sedicesimo. Secondo. Questo è molto carino, lo usa anche Marcus Miller. Lo strappare sulla corda di La e poi far sentire la differenza timbrica tra lo strappato sulla stessa nota e il thumb sulla stessa nota. Qua abbiamo un Emeron tra Sol e La. Thumb, Emeron. Poi arriviamo con lo strappato sul Do e poi appoggiamo il Do con il thumb. Poi ripartiamo. Il terzo va a prendere degli armonici, quindi ho sempre fatto Do, Mi e Re. Qua sposto la mano, soprattutto devo cambiare il polso, il braccio, perché sto arrivando dallo slap che è fatto così, e vado a fare gli armonici. Gli armonici vado a prenderli al tasto 5 della corda di Sol, 7 della corda di Re, 7 della corda di Sol. Ritmicamente sono due sedicesimi un ottavo. E poi riparto. L'ultimo. Vado a prendere, allora, sull'acuto prenderò poi un pull off di Sol che va sul Mi. Sedicesimo e ottavo. Arrivo però con due ghost interessanti, perché qua sul Re vado a mettere anche la ghost fatta in thumb e poi ne aggiungo un'altra sul battere, quindi mi uscirà questa cosa. Queste due ghost servono proprio per farmi spostare la mano. Provo a suonarti solo l'ultima battuta lenta. Vedi che mentre suono questo io sposto la mano. Questa cosa qua non è facilissima da coordinare, quindi lavoraci sopra come nel resto dell'esercizio. Grazie per avermi seguito fino alla fine, noi ci vediamo al prossimo video.